You can press hold. All right, come over here, boys. Allora, è una novità, è un genere musicale che va molto forte, che piace ai giovani, è il pop elettronico, quindi è una grossa novità che noi vi offriamo. Amici ascoltatori, soprattutto voi giovani, sapete che dall'Inghilterra continuamente vengono questi gruppi che presentano una musica nuova. Ecco, intanto io vorrei conoscere questi ragazzi uno per uno. Now, what is your name? Dave. Questo è Dave, che sarebbe Davide, lui lo dice con un po' di accento vero della regione dalla quale viene. Now, what is your name? Alan. Alan, abbiamo Alan. Poi qui abbiamo... Martin. Martin, are you a boy or a girl? You're a boy. Martin! Ho già chiesto se è maschio o femmina, perché sembrava una femminuccia. Ok, I was just kidding. And who are you? I'm Andy. A what? Andy. Ecco, questo qui è Andy, che si vede che è talmente spaventato che ha i capelli diritti, avete visto? Sembra Stanlio, no? Stanlio, odio, sembra Stanlio con i capelli così. Che strumento è? What instrument is this? It's a kind of oboe. Una speciale, un oboe particolare, ecco, che usano per questi strumenti particolari. But where did you get it? In a shop. In a shop, yes, I know. No, in London. In London, yes, but where does this instrument come from? I don't know. From India, probably. Ecco, questo deve essere il ragazzo più intelligente dei quattro, perché ha detto subito che viene dall'India. Allora, intanto voi siete ragazzi moderni, ma vi vestite di nero, che è tanto triste. Now, you're up to date, boys, but why do you wear black? Why don't you wear red, yellow, green? Black's the in color at the moment. Black's the in color. Oh, it's the in color, cioè il colore di moda. Io non lo sapevo e loro dovrebbero saperlo, visto che sono ragazzi che hanno scelto Depeche Mode. Do you know what Depeche Mode means? No. What does it mean? Well, no? It doesn't mean anything to us. We just found the name in a magazine. In a magazine, you found it. I see. Yeah. Perché io credo che Depeche, io il francese non lo conosco molto bene, ma non vuol dire moda pronta? C'è qualcuno che conosce il francese, credo che voglia dire moda pronta. Moda pronta? Ecco, qui abbiamo i nostri cameraman che parlano correntemente il francese. Ok. Ready made fashion, it means. That's what they say. You don't know what it means. Ok. Now, I'm just trying to say something about you people, because you're going to be very popular in the future here in Italy, you know? I'm quite sure they're going to like you. Allora, vediamo le ultime cose che possiamo dire a questi ragazzi. Where do you exactly come from? It's a place called Basildon, just outside London. Outside London, dice, vengono da un paesino che è fuori Londra, lì vicino. Beh, altre cose non hanno da dire, perché sono dei bravi ragazzi, direi. Sono tutti ragazzi un po' diversi da quelli soliti che siamo abituati a vedere, con una pettinatura particolare. May I touch you here? Oh no. I see. Same thing. Ok, good luck to you boys. Arrivederci ragazzi. Ciao, vai bene. Ok. Allora, mi stavo chiedendo come fanno a tenere i capelli così dritti. Comunque, molto divertente.